Attenti perché si parte per questo quadruplo, ultima gara che vi proponiamo oggi. Partiti. Partiti. Occhio all'acqua 1, praticamente l'Italia la vedrete in alto, magari da casa non si possono scorgere bene i colori, non si vede benissimo, però l'imbarcazione più in alto è l'Italia. E al centro intanto guardate la Croazia, praticamente collega alla prua più avanti a tutte come partita. Alla grande come si pensava, questo è un armo fatto di talento, di tecnica, senza la Polonia dovrebbero avere loro il semaforo verde, poi per carità. Io credo che quest'anno avrebbero comunque dominato anche se ci fosse stata la Polonia, quest'anno sono stati i dominatori incontrastati, adesso vediamo cosa faranno in questa finale. Sono in una corsia non vantaggiosissima, ma l'Italia è bene seconda. Andiamo ragazzi, andiamo Simone. Adesso qua come dicevi te bisogna dare tutto per questi 250 e poco più metri, poi si va al passo. Se fosse così sarebbe comunque un buon passo questo. Io vedo che loro già si sono stabilizzati su un buon passo, adesso tutto è cercare di tenere quella velocità e non farsi troppo sorprendere dal vento e soprattutto dalle onde che qui adesso creeranno difficoltà quando ci avvieremo verso la seconda parte di gara. Cioè bene l'Italia, intanto eccola là sopra, l'Italia perché sta andando anche all'attacco della Croazia. Croazia che viene attaccata anche lateralmente a sinistra dall'altra parte dalla Russia con il numero 5, si vede adesso l'Italia è pienamente all'attacco della Croazia, molto bene l'Italia. Ottimo. Che è lì a 64 centesimi, poi la Russia a seguire, eccoli, li vediamo benissimo Raineri, guardate come ha girato il capo proprio verso la sinistra per guardare a che punto era l'imbarcazione croata. È bella la barca azzurra, sono alti, sono belli veramente, io oddio non ho le parole, ma veramente vedere questo equipaggio riuscire a stare lì tra i primi è veramente un'ottima, è un'emozione fortissima. La adesso... Croazia intanto, eccolo qui i croati con il capo Boga Valent Šinković, uno dei due fratelli. L'Italia da questa inquadratura è punta a punta. Pari, sì, punta a punta, però insomma io credo che abbia forse qualcosina in più l'Italia rispetto alla Croazia, almeno all'inquadratura precedente, non tanto quella virtuale così sembrava. Siamo rientrati però con le immagini dal catamarano che non aiuta in questo caso a percepire benissimo quelle che sono le posizioni. Comunque l'Italia è lì, l'importante è che sia lì perché è partita bene, ha un ottimo passo, riesce a mantenere questo passo, il che vuol dire che si va a cercare una medaglia. Poi vedremo quale colore sarà, quale metallo sarà, però l'importante è che siamo lì. Italia prima, l'Italia... anche se la Croazia però resiste all'attacco degli azzurri e prova a contrattaccare. Sai Marco che ho visto meglio l'Italia? Sì. Io vedo meglio l'Italia, vedo la Croazia un po' in difficoltà, ma aspettiamo a parlare. Non esaltiamoci, cerchiamo di essere tranquilli. In ogni caso i nostri ragazzi sono in controllo. Ottima la barca, è bella. Guardiamo il capovoga, che alto. Bene Raineri. Bene Agamennoni a prua. Raineri, sì, benissimo Agamennoni a prua. D'altronde hai messo capovoga e proliere, i due più esperti, no? Sì, e i due centrali, potenza due... in sala macchine. Sì, potenza in sala macchine, lì i due centrali. E poi... le due menti se vogliamo agli estremi. Bene l'Italia comunque, la Croazia è là, questa è la Germania invece che lotta in ogni caso per una medaglia. A noi interessa però soprattutto la posizione chiaramente degli azzurri, sarebbe bellissimo poter chiudere questa prima giornata con una medaglia, un'altra medaglia, una già l'abbiamo presa in una specialità olimpica, un'altra in un'altra specialità olimpica, sarebbe comunque un buon risultato. No sarebbe un risultato eccezionale perché loro avevano riscontrato dei problemi all'inizio del mondiale, ma evidentemente problemi risolti, anche perché Agamennon aveva avuto un'influenza arrivati lì in Nuova Zelanda. Ma bene credo... l'Italia, perché ha un margine, ora c'è il margine sulla Croazia, che però resiste e cerca di contrattaccare. È punta a punta. È una bellissima gara. È una bellissima gara. Punta a punta entusiasmante. Punta a punta tra Croazia e Italia, eccoli i croati
che sembrerebbero un po' più in difficoltà. E ricordiamo una cosa, che ancora non siamo arrivati nel punto dove tutto sommato l'acqua 1 è favorevole. Infatti, dobbiamo ancora arrivarci, quindi arriviamo, se riusciamo così ad arrivare così a quel punto lì, magari si può prendere qualche metro. È bella la barca azzurra, arriviamo così, non molliamo, cerchiamo gli ultimi 2,50 di arrivare così. È più o meno pareggio qui con i colpi tra Italia e Croazia. Gli equilibri questi sono, bene l'Italia, adesso la Croazia prova ad attaccare qualcosina, forse ha recuperato, ma è punta a punta, siamo sempre lì, perché praticamente un po' in vantaggio. Quando il colpo lo dà l'Italia va un po' avanti l'Italia, quando il colpo della Croazia lo va un po' avanti la Croazia, l'Italia e la Croazia forse adesso qualcosina in più si là, ma è l'Italia vediamo che per l'ultima parte, che siamo ai 1800 metri, manca 200 metri, quindi all'incirca una ventina di colpi all'arrivo, con l'Italia che è punta a punta con la Croazia, ci si gioca la medaglia d'oro. Croazia forse un po' di vantaggio adesso, vediamo se resistono e riescono a contrattaccare l'arma azzurro. Vediamo se Raineri dice di aumentare il numero dei colpi. Si deve guardare a sinistra perché la Croazia è sempre in difficoltà. L'Italia è lì che può prendersi una medaglia d'oro straordinaria. Questo 4 di coppia che diede l'argento a Pechino. Vediamo se dà l'oro oggi a Carapiro. No, purtroppo. È argento. Fantastico, bravissimi questi ragazzi. Bravissimi questi ragazzi. È un bel argento, però peccato. Era meglio arrivarci un po' più, no? Beh, avevamo strozzati. Sperato per una medaglia d'oro, io ci credevo, credimi Marco, ci credevo. Le avevo visti bene, ma di fronte a questa Croazia, ragazzi fortissimi, ma tanto di cappello, un plauso ai nostri ragazzi, bravissimi questi ragazzi. Bravo Simone, bravo Matteo, bravo Simone, bravo Luca. Bravi, bravi. Ricordiamo medaglia d'argento quindi per l'Italia. Io questa è la Croazia, complimenti alla Croazia. Complimenti. Io volevo ricordare il loro allenatore Gianluca Farina, allenatore di riferimento, campione olimpico dell'88 proprio in questa specialità. Vediamo alcune fasi, intanto andremo a chiudere, diciamo anche per la regia di Roma, anche perché insomma la prima giornata si è chiusa comunque bene con due medaglie d'argento. Peccato per questa gara, però c'è la soddisfazione dell'argento, intendiamoci. Peccato perché eravamo lì, insomma si è perduta negli ultimi 10 metri, 20 metri più o meno adesso a occhio. Qui, eccolo la parte dove Italia e Croazia erano là a giocarsela. Qui l'Italia 500 era ancora metri straordinari, sì. E mancavano 400 metri. La Croazia era favorita e ha vinto, però non ha stravinto, tutt'altro. Ha dovuto insomma veramente mordere i remi per portarsi a casa questa medaglia d'oro. Questo ci fa sperare in chiave olimpica che l'Italia c'è. No, ma il 4 di coppia poi non tradisce mai. No. Il 4 di coppia non tradisce mai. Chiudiamo allora domani per la seconda giornata da Carapiro Nuova Zelanda per il mondiale, da Marco Dellobrigida e Raffaello Leonardo è tutto, ringraziamo per l'assistenza al programma da Roma Salvatore Tedone, grazie, linea Saxa Rubra, buongiorno Italia, a domani. Championnat du monde à l'aviron 2000